Mister, una partita difficile da commentare, un Verona che, guardando le occasioni da rete, ha sovrastato il Benevento. Peccato, però si deve parlare anche di altro. Peccato, si parla di altro. Grande rabbia, grande amarezza. Ha fatto una grandissima prestazione con tante situazioni, anche alcuni errori evidenti contro una squadra pericolosa, e sono arrabbiato perché c'è una costante in queste situazioni e questo mi dà enormemente fastidio. Ecco, la costante ovviamente credo che si riferisca al signor Abisso, ma il nome fu più forse appropriato per un arbitro. Picchia non è abituato a parlare di arbitri, segno che se lo fa anche solo a volte velatamente, come ha detto il direttore, probabilmente la misura è colma in questa direzione. Sì, basta e credo che oltre a tante situazioni, tante piccole situazioni, questo pesa molto quello che diciamo. Vogliono rendere in questo modo un campionato molto più avvincente, ci stanno riuscendo e andiamo avanti. Ecco, a parte quello, cosa ha detto il resto della partita, tralasciando poi dal 25esimo in poi circa del secondo tempo, dove effettivamente il protagonista magari è stato solo uno e aveva una giacca gialla fluorescente, ecco, la mettiamo così. Cosa ha detto invece il resto della partita? Si è visto un primo tempo molto bello, un Verona che forse ha sofferto la tecnica, la velocità sulle fasce, però che ha saputo anche ripartire, ha saputo creare anche occasioni importanti. Cosa si prende da questo match? Il primo tempo dovevamo essere, dal punto di vista tecnico-tattico, arrivare di più con il palleggio, con tutti i reparti, non forzarla, perché gli spazi c'erano per entrare, dove l'avevamo preparata a sinistra, abbiamo sfondato diverse volte e dovevamo coprire meglio il campo. Abbiamo concesso alcune ripartenze per giocatori comunque molto abili, forti, però i dati, a vedere anche la gara, abbiamo creato tante palle gol, loro in due situazioni ci hanno fatto due gol. Sta rimanendo la partita, il Verona nel primo tempo ha concesso poco, invece nel secondo tempo c'è stato solo Elias, il Benevento non ha mai passato la metà campo. E devo dire che credo anche la gente si sia divertita, c'è stata una partita vincente con emozione, il pubblico ci ha spinto dall'inizio alla fine, la partita l'avremmo anche potuta vincere all'ultimo, e è vero, il primo tempo la gara si era rotta, ma il secondo tempo non c'è stato, pur loro si hanno pensato a difendersi, ci hanno impensierito e alla fine un buon pareggio, con tanta rabbia però. Ecco, dove il Verona può crescere, e poi le faccio anche una domanda, l'ha già un po' detto lei, aveva chiamato a raccolta il pubblico del Bentegodi, il pubblico direi che ha risposto, vi ha veramente sostenuto, ma le rifaccio appunto l'appunto, dov'è che può crescere? Forse a centrocampo eravate un po' sfilacciati nel primo tempo, avete ritrovato meglio gli equilibri nel secondo? Sì, il primo tempo abbiamo, anche commettendo diversi errori tecnici che hanno praticamente lasciato poi il via libera a tante ripartenze del Benevento, abbiamo commesso degli errori tecnici in alcune situazioni, abbiamo sbagliato le distanze, abbiamo perso le distanze, però contro una squadra, ripeto, con giocatori dei contropiedisti, giocatori di qualità. L'ultimissima veramente, si va ad Avellino senza Pazzini, ha già pensato a qualcosa oltre che magari a qualche emozione, sentivamo della società, magari far sentire ancora più la voce. Ma adesso vediamo, sicuramente in 11 scendiamo, chiaro che questo, ecco, questo è quello che pesa ancora di più su tutto, perché oltre agli errori c'è la beffa, che questa è ancora più grande.